Dottoressa Albano, prima visita ufficiale in Calabria, facciamo il punto della tutela dei minori alla luce anche del dossier di Save the Children che diffonde numeri allarmanti su violenze e abusi sui bambini. La situazione dei ragazzi in Italia è una situazione critica, mai come in questo momento storico. L'autorità garante in visita ufficiale in Calabria vuole essere prossima ai territori e anche conoscere le realtà che sono diversificate nel nostro paese. Tutte le realtà dovrebbero avere un filo conduttore comune, quindi livelli di tutela dei ragazzi uguali in tutta Italia. Sappiamo che così non è e che le regioni del sud sono spesso le regioni di maggiore sofferenza ed è questa la ragione perché fra le prime regioni che tocchiamo c'è proprio la Calabria. In particolar modo in questo momento anche l'autorità garante sta cambiando ruolo e funzioni perché si occupa anche della selezione e della formazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati. In Calabria ce ne sono 1.800 ragazzi soli, non accompagnati, allo stato presenti in questa regione e siamo qui anche per dire innalziamo il livello di tutela di questi ragazzi. Dominella Trunfio per la CNews 24.